piccolo terremoto ha investito il mondo delle boy band con la notizia delle accuse ai danni di Nick Carter dei Backstreet Boys, che ai tempi che furono del loro successo, vabbè, ve lo dico dopo che tanto farà schifo lo stesso. Nel frattempo, ben trovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 scandali che hanno travolto le boy band, ovvero tutta una serie di storie brutte, alcune più brutte e altre meno, ma comunque brutte, tutte inerenti a una qualche famosa boy band o il loro entourage, produttori, fonici, costumisti e quant'altro. Comunque, ve l'ho già detto che per lo più sono robe brutte? E allora partiamo con la numero 10, gli anelli della purezza dei Jonas Brothers. Arrivarono a fine anni 2000 causando tempeste ormonali e portando nuova linfa e nuovissimi cash in casa Disney, ma i tre fratelli Jonas hanno sempre avuto quel piccolo pallino da non esageriamo troppo, al punto che quel pallino fece loro indossare a lungo i cosiddetti purity rings, gli anelli della purezza. Gioielli di varia fattura che di solito nel mondo delle chiese cristiane o evangeliche per lo più rappresentano simbolicamente la castità volontariamente mantenuta fino al matrimonio. Il fatto, però, è che i tre non è che proprio sembrassero rispecchiare quegli anelli e ci furono infatti continui interrogativi su chi spingesse la band a sfoggiarli e perché, ma comunque la loro posizione rimase quella. Il fatto fu talmente discusso che immancabilmente anche South Park ne diede una sua versione, con lo stesso Topolino in persona, mega capo supremo incavolato come una biscia che sfida i tre a togliersi gli anelli davanti a loro. Comunque, un giorno, finalmente, i Jonas dissero basta e si tolsero gli anelli, probabilmente deludendo un sacchissimo di mamme pancine, ma almeno, finalmente, rispecchiando la loro libertà di ragazzi con un proprio cervello e una propria volontà. Comunque, anche i fan a prescindere avrebbero potuto accettare la loro scelta senza rompere tanto le balle. You still got the rings though. No, because no. They would be worth some money now, guys. I gotta be honest. It's a good idea, man. Alla numero 9, la dipendenza di Robbie Williams nei Take That. All'apice del successo della band, nel 1995 Robbie Williams mollò i Take That, lanciandosi in un'impressionante carriera solista, e lo fece per molte motivazioni diverse. In primis, la mancanza di controllo creativo, visto che a spingere sulle scelte della band c'erano i manager e la casa discografica. Inoltre, ormai era caduto in depressione anche a seguito del costante abuso di alcol e droghe varie. Mentre provava a mantenersi in piedi durante le performance dal vivo, Williams ci dava giù di brutto e una sera, quella prima della loro performance agli European Music Awards del 1994, scongiurò miracolosamente l'overdose. Alla fine, dopo anni di considerevole disagio, Elton John arrivò come Deus Ex Machina e sostenne il cantante nella ricerca della propria dimensione. Andò in rehab, si rimise e tornò poi in gran spolvero beccandosi il successo che tutti ci ricordiamo, a parte la generazione Z, che forse lo ha visto ormai imbalsito e affaticato. Williams si è poi riunito ai Take That anche per il tour celebrativo del 2010, pur abbandonando di nuovo la formazione l'anno dopo, ma rimanendo comunque in buoni rapporti con gli ex compagni. We will meet you where the lights are, the defenders. Alla numero 8, la vita privata di Nick Carter dei Backstreet Boys. Come vi dicevo all'inizio, ma vediamo di che cosa si tratta. Il cantante non ha mai nascosto di aver avuto seri problemi di dipendenza e ha rivelato che la cosa, quando cominciò a frequentare l'allora regina del socialite, Paris Hilton, non fece altro che peggiorare, almeno finché non scoprì di avere un problema al cuore. Da lì, fortunatamente, decise di darsi una regolata. Oggi, una ragazza autistica denuncia che proprio in quel periodo avrebbe subito una violenza sessuale da lui. Accuse che sono freschissime e vanno ancora verificate, ma sarà mica questo quel che Nick descriveva come pessima attitudine? In quel caso sarebbe meglio usare un termine più appropriato, tipo stronzo. Ma nel frattempo, mentre comunque Carter cercava di restare in carreggiata, i Backstreet Boys si ritrovarono un po' nella cacca, perché venne fuori che il loro produttore, Lou Pearlman, si stesse intascando grandissime parti dei profitti della band. E lavorare gratis, che tu sia uno stronzo o una brava persona, non piace mai a nessuno. Ma tranquilli che su Pearlman abbiamo appena cominciato. Start selling on arena, start doing all this stuff. And we started looking in our bank accounts and it's just like, something isn't adding up. Lou's getting paid, the promoters are getting paid.
Alla numero 7, Zayn Malik è uscito dal gruppo degli One Direction. Notizia che fece tremare la fanbase mondiale di giovani e giovanissimi, ma che comunque arrivò anche abbastanza come un fulmine a ciel sereno, perché in effetti un minuto prima c'erano quei 5 smandrappati usciti da X Factor che cantavano tutti insieme dinanzi a migliaia di persone, e un secondo dopo Zayn distruggeva le speranze di vedere un tour della band per chi non era mai riuscito a comprare un loro biglietto. Inizialmente molto schivo a parlare della sua scelta, Zayn fece capire che, come dire, non apprezzava più la direzione intrapresa dalla band ed ebbe anche parecchi botte e risposta al vetriolo con i suoi ex colleghi One Direction. Alla fine le tensioni tra l'ex membro e i One Direction si sono calmate, ma nel 2021, in diretta sul podcast di Logan Paul, Liam Payne lo ha dissato a caso, così, dal nulla. E quindi ci si chiede, c'è qualche altro scontro che continua a bollire in pentola? Alla numero 6, l'uscita di scena di Kwon Kwang Jin negli N Flying. Strong with the weird mind, kitchen player, this is N Flying, out of control, children who you got, hold up, you know who we are. Nel 2018, il bassista della band K-pop fu accusato dalla sua stessa fanbase di avere comportamenti molesti nei confronti delle fan, ma mentre lui negava ogni tipo di accusa a suo carico, minacciando querela a chiunque lo descrivesse come un molestatore, le parole contro di lui subirono l'effetto palla di neve che da minuscola rotolando diventa enorme e ti investe. E quindi, pur continuando a riferire che qualsiasi frase o gesto compiuto nei confronti delle fan fosse meramente platonico, Kwon alla fine dovette mollare il colpo e lasciare il gruppo. E dopo anni di battaglie legali, molte delle quali vinte, il bassista annunciò nel 2021 di avere prove che i suoi accusatori stessero mentendo e infangando il suo nome. Ad oggi, gennaio 2023, la pagina di Wikipedia del gruppo lo etichetta ancora come ex membro, quindi avrà pure convinto i giudici, ma evidentemente non i suoi ex compagni. Alla numero 5, tantissime accuse di abusi per i Menudo. Conosciuti per lo più come la band che ha scalzato Ricky Martin dal suo predominio culturale come musicista di punta di Porto Rico, i Menudo vantano, credo, un primato singolare. Sono la band con più ex membri al mondo. Più che una lista pare un elenco di quelli che si controllano ai seggi quando andiamo a votare. 40 ex musicisti cantanti, tutti scacciati dalla formazione per motivi che veramente vanno dall'assurdo ai racconti più schifosi. Solo per fare un esempio, Ray Rice venne scaricato perché... Non ci credo che stia per dirlo. Ray Rice venne scaricato perché era troppo alto. E vabbè, anche perché suo padre rompeva le scatole al management. Va bene, questo poteva essere una testa particolarmente calda. Evidentemente era tanto alto da arrivare al sole, che ne so. Però, a proposito di management, il peggio lo avrebbe fatto e continuerebbe a farlo proprio lo stesso manager del gruppo, Edgardo Diaz, che ha ricevuto tantissime accuse di abuso e molestie da parte di parecchi ex membri della band, che se sono stati cacciati per motivi come quelli che hanno condannato Ray Rice, è tutto dire. Se volete saperne di più di questa storia, il documentario Menudo Forever Young è quello che fa per voi. The reason why I did it was because I really believe that our experiences, each one of us, serves as a historic lesson of how to work with children, how not to work with children. Alla numero 4, quel bravo padre di Joe Jackson dei Jackson 5, ovvero il padre del re del pop, Michael, di sua sorella, la cantante Janet, e di tutti gli altri tre figli che, come il nome suggerisce, componevano il supergruppo di infanti talentuosissimi che, effettivamente, erano dei fenomeni, e alcuni loro pezzi restano immortali e inarrivabili. Però, arrivo con il contraltare, come mio solito. Lo stesso Michael rivelò più volte di quante volte il padre fosse stato con lui violento, prevaricatore ed emotivamente meschino, con in testa il profitto prima di ogni altra cosa. Joe Jackson, in tempi più sospetti, dovette anche rispondere di certe accuse che spuntarono di nuovo fuori quando morì Michael nel 2009, ma lui si difese dicendo semplicemente che il suo era un metodo educativo non dissimile da quello di tutti gli altri genitori dell'epoca, il che ci potrebbe portare a ulteriori riflessioni storiografiche sul patriarcato americano degli anni 60, ma non qui ed ora.
Se è vero, comunque, che Michael e Joe, prima della morte del re del pop, fecero pace, secondo me, se qualcuno chiedesse conto a Janet, ne scopriremmo delle belle. E belle intendo in senso molto lato. Alla numero 3, Sangree, credo si pronunci così, e il Burning Sun per i Big Bang. Lee Seung-yoon, in arte Sangree, Seung-ree, non lo so, membro della band K-pop dei Big Bang, pochi mesi fa, quindi nel 2022, è stato condannato a 18 mesi di prigione. Ma perché? Perché a un certo punto divenne uno dei soci titolari del Burning Sun, un club di Seoul aperto nel 2018, ma che dopo solo un anno venne fuori essere in realtà una specie di postribolo medievale, dove piuttosto che ascoltare musica e bere drink costosi, la gente veniva molestata, violentata, filmata segretamente e si poteva pure giocare d'azzardo. Una taverna di approdo del re, praticamente. E a quanto pare, Sangree Seung-ree non è che fosse lì per caso, anzi, pare che in tutto quel marasma di posto lui tipo ci sguazzasse. Qualche anno fa, Sangree dichiarò di avere intenzione un giorno o l'altro di lasciare Big Bang e di ritirarsi per sempre dal mondo della musica. Diciamo che non sono sicura che intendesse così, ma in un certo modo pare esserci riuscito. Alla numero 2, problemoni finanziari per gli NSYNC. Il giovane Justin Timberlake e i suoi altri quattro soci di sicuro minor successo solista sono diventati famosi cantando una canzone sul Payday prima ancora che diventasse materiale da trapper. Ma, ironia della sorte, e qui abbiamo materiale per la storia della musica moderna dietro le quinte, quando andarono a ricevere la loro vera prima busta paga, si resero conto che gran parte del guadagno andava per contratto al loro agente. Che sapete chi era? Un certo Lou Pearlman, sì, quello di cui vi parlavo prima riguardo ai Backstreet Boys. Insomma, il tipo li aveva fregati per bene, come spesso si vede nei film. E mentre Pearlman si comprava una villa immensa coi soldi dei suoi assistiti, alla fine i suoi assistiti si divisero per bene, con l'enorme successo di Justin e un bel po' meno per gli altri. Pearlman, anni dopo, venne accusato di aver gestito in quel modo uno schema Ponzi, metodo truffaldino, di cui vi avevo già parlato anche qui a destra, e nel 2008 è stato condannato a 25 anni, solo per morire in prigione nel 2016. Prima di rivelarvi l'ultimo enorme scandalo di questa lista di scandali, direi di cliccare la campanella, perché vi servirà un attimo per comprendere le proporzioni della numero 1, le manipolazioni e gli abusi di Lou Pearlman. La luce su quest'uomo e sulla sua vera missione cominciò a palesarsi quando, intorno al 2000, Brian Littrell, membro dei Backstreet Boys, assunse un avvocato per chiedere a Pearlman una semplice domanda. Perché io non guadagno nemmeno un decimo dei soldi che fate voi e la casa discografica? Ecco, quello fu solo il là al reveal di un super villain, una specie di kingpin delle boy band, tanto che qualcuno nell'ambiente chiamava Pearlman Big Poppa, e qualcosa vorrà pur dire. Infatti, oltre ai buchi nei conti correnti di NSYNC, Backstreet Boys e praticamente di qualsiasi altra boy band con cui abbia anche solo collaborato, cominciarono a girare voci sulle sue condotte. Ad esempio, anche se non ha mai fatto chiarezza estrema sulla sua versione, Lance Bass degli NSYNC nel 2009 definì Pearlman come creepy. E anche Ashley Parker Angel degli O-Town si unì al coro, dichiarando di aver ricevuto da Pearlman, negli anni in cui curava il management della band, un messaggio un po' di quelli che ti fanno bloccare il contatto, tipo. E sempre nel 2009 ci fu pure Rich Cronin, che live da Howard Stern disse che Pearlman gli avrebbe proposto di rendere il suo gruppo, gli LFO, e se non li conoscete ora capirete perché, delle iper mega celebrità osannatissime, ovviamente in cambio di alcuni favori. Pearlman, come dicevo, è morto in carcere ed era dentro per frode, non per molestie, ma siccome più o meno esce una rivelazione all'anno su di lui da tipo 15 anni, non credo che basterà questa lista a parlare del più controverso personaggio nella storia delle boy band. You must have nightmares about this. I had to go through lots of therapy. Allora, che cosa ne pensate di questa lista? Conoscevate tutti questi scandali? Fatemelo sapere nei commenti e ricordatevi di iscrivervi anche al nostro secondo canale, WatchMojo Plus Italia.